Holder jetzt dein Abo. MySports, das ist Hoka. Tutto pronto. Si comincia con la prima linea. Türkauf, Carr e Joly con Lugano che prende il possesso del pack con Mirko, suggerimento per Arcobello, si apre una possibilità per i bianconeri, Arcobello, il conclusione di Arcobello, la risposta di Eberra, c'era Ferbuno alla sua sinistra, ha deciso di andare al tiro il numero 36, risposta di Eberra, attenzione a Ferbuno, l'opportunità, la seconda per i bianconeri, ancora una volta Eberra, altra chance costruita dalla terza linea della Lugano, opportunità poi ancora per Arcobello sul suggerimento di Fazzi, tocco verso Ruotsalainen, a qualche metro a sua disposizione il numero 24 che si fa tutto da solo, poi la conclusione dopo la ribattuta della Valaustra, arriva il gol, sì, di Marco Zanetti, primo gol stagione a trovare la via del gol, andiamo a rivederlo ancora una volta, Ciuskis che rimette il disco a disposizione di Zanetti e il Lugano che va meritatamente in vantaggio quando mancano 5 minuti e 0-5 alla prima sirena, linea di tiro, quindi Schmid attaccato da Türkauf, grandissimo lavoro come sempre del capitano che poi va a cercare Joly, Joly è solo contro Berra, Joly la conclusione e la risposta. Per la prima possibilità, Berra però non si è fatto sorprendere, ancora Arcobello, il passaggio verso Carr, gran controllo, poi ci prova con il backhand, la conclusione del classe 2002, fuori misura. Lui che è tredicesimo attaccante ma che è dotato di un buon fiuto del gol, inserito in power play, Valmark verso Sørensen, poi disco messo in mezzo, arriva il gol di Marcus Sørensen che ha sfruttato una deviazione, andiamo a rivedere proprio quanto è successo, sì, il tocco del gambale destro di Mikko Koskinen che costa il punto dell'1-1 e dunque tutto da rifare, la patino di Sprunger, Arcobello nuovamente, numero 36 che va sul bastone di Fazzini, bello suggerimento per Ferbun, arriva il gol, sì, del Lugano 2-1, magia di Fazzini, il Lugano torna subito in vantaggio, un gol importantissimo, andiamo a rivedere il grandissimo passaggio di Fazzini con il backhand, Berra che si aspettava che Fazzini aggirasse la gabbia, così non è stato, davvero gran passaggio alla Friburgo con Di Domenico. Di Domenico ha qualche metro di spazio, poi va a servire Diaz, alza la testa, la conclusione di Diaz, bravo qui Mikko Koskinen. Di Domenico, Schmid, quindi Berci sulla blu check Anderson, ecco servito, poi Di Domenico il one timer, la risposta di, vediamo se inventa qualcosa il numero 88 che va a cercare e trovare Capitan Türkauf, passaggio in mezzo nuovamente per Joly, arriva il gol, sì, 3-1 del Lugano, il gol è di Michael Joly, si è inventato poco più di una settimana a questa parte, Türkauf ha pescato Joly nello slot alto, ha preso la mira, Polsino che batte Reto Berra, è 3-1 per il Lugano, colpisce il numero 52, quindi Türkauf, Carr, attenzione alla prima linea, ancora sul ghiaccio, Laleggia, è 4-1, è Joly Laleggia a firmare Laleggia. Andiamo a rivedere il tocco indietro di Carr, Joly che ha fatto scorrere il disco verso Laleggia, conclusione che supera nuovamente Berra, andiamo a rivedere il tiro, cede il disco a Valmark, quindi Marchand, dentro per Sørensen, grande opportunità e qui grande conclusione del casco giallo del Friburgo. Eh sì, effettivamente è gol, mi era sembrato in un primo istante che il disco fosse entrato, effettivamente è così, poi il pacca che era sparito, ma il gol c'è tutto, è Marcus Sørensen, Ganderson, il Friburgo in 6 contro 5 con la porta sguarnita, Ganderson, la conclusione nel mucchio, De La Rosa arriva, il punto del 4-3, attenzione perché l'abbiamo... abbiamo rivisto ancora una volta da questa con Sørensen, sbaglia Ganderson, Ruotsalainen si può involare verso la porta sguarnita, è messo giù il gol, sarebbe stato comunque convalidato ma Ruotsalainen lo mette dentro, trova il quinto punto di serata, trova il suo secondo punto personale dopo l'assist sul gol di Zanetti che è stato messo giù, la porta era sguarnita, sarebbe stato automatizzato, una squadra che non aveva mai perso entro il 60esimo se non contro il Lugano e oggi è arrivato il Holder jetzt dein Abo. MySports, das ist Hockey.